Buongiorno ragazzi, oggi venerdì 8 settembre, finalmente è arrivato il weekend, settimana che devo dire è volata anche perché siamo stati fuori praticamente 3 giorni e mezzo. Stamattina peso registrato più basso di sempre ancora, 84,1. Io ho un grafico che poi vi farò vedere dove tengo monitorato il peso e lo faccio apparire qui. È dal 8 agosto, quindi settendo un mese fa, ho perso ben 6 kg. E in totale, da quando sono partito il 6 maggio, se non sbaglio, come vedete il grafico è impressionante, ho perso 18 kg praticamente, da 102 sono diventato 84,1, 84. La condizione migliora di giorno in giorno, sono in scarica da domenica, quindi domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sono 6 giorni, domani finalmente si ricarica. Oggi vi porto in un contenuto ancora diverso rispetto agli altri, ovvero una mia giornata tipo, perché alla fine vi faccio vedere gli allenamenti, vi faccio vedere, vi voglio far vedere quello che mangio, e ci vedrà anche cosa faccio durante la giornata. Oggi in particolare è una giornata abbastanza piena, devo dire, perché? Perché adesso ho fatto colazione, mi sono svegliato alle 7:30, ho fatto colazione con il solito pancake. Adesso sto andando in palestra a seguire un ragazzo, un personal, alle 8:30. Finirò per le 9:30, 10:15, passerò dal negozio e andrò a fare le proteine. Dopodiché ritornerò in palestra alle 10:30 e andrò a fare un altro personal. Questa volta a un altro signore che seguo già da un po', che riparte oggi dopo le ferie. Tra l'altro lui ha avuto 2 gemellini quest'estate e il suo obiettivo per 2023 è buttare giù chili, e ho promesso di farlo arrivare all'estate 2024 con una condizione completamente stravolta. Dopodiché resterò io in palestra perché mi allenerò, farò un allenamento di femorali. Dato che ieri ho fatto quadricipiti, è giusto un richiamo di femorali, oggi faccio un allenamento di femorali e un po' di addome. Dopodiché torno a casa a mangiare, penso di andare a prendere Maria da Pomarico, perché lei non è di qui, è di un paese a 20 minuti da qui, un quarto d'ora, e andremo a Sant'Eramo in palestra, ci andremo ad allenare oggi dorso. Dopodiché al rientro sinceramente non so cosa faremo, non so se faremo qualcosa, usciremo, non faremo niente, non lo so, vi aggiornerò. Però diciamo fino a stasera alle 8, 8 e mezza la giornata è bella intensa e piena come sempre, non mi fermo un attimo. Però la mia vita è così e mi piace ragazzi, mi piace che sia sempre bella attiva. Se fosse una vita noiosa senza mai nulla da fare penso che potrei suicidarmi. Detto questo, ora vado proprio un bel caffettino e poi vado in palestra. Quindi ci aggiorniamo tra poco, vi faccio vedere un po' il personal che vado a fare stamattina. Vai. Sì,
Ragazzi, prima personal fatto, adesso passo un attimo dal negozio che ho una consulenza al volo con un ragazzo che vuole iniziare con me, e alle 10:30 torno in palestra, lo sotto dalla light e vado a seguire un altro, dicevo Salvatore, un altro cliente. Intanto gli faccio le proteine, poi resterò in palestra e mi allenerò. Io dico l'importante è che tu quando arrivi là non hai rimpianti, io ho fatto il massimo. Poi sul palco tutto si prepara. Niente rimpianti. Mi sembra le spalle, mi sono andato a piatto. E tu che riesci qui? Avevo la 102, ora sono andato a 84 euro. Ma la massa esagerata, ma mi permettere cosa? Allora, quando è tempo libero vogliamo fare un po' di tensione. Andare con lui, Thank you.
No, per la fame che faccio, allenamenti che faccio, io prima, cioè, è vero che mi sto invecchiando, ma manco a fa così, fratello, se mo' è passato un anno, maledì. Dicono che danno ti danno la pensione su sto lavoro. Ma hai maturato molto. Personal fatto, allenamento primo fatto, femorali. Inutile dirvi che sono stanco, ogni tanto arriva il famoso svarione, cioè il giramento di testa, ma è normale. Considerate che più ci si avvicina alla condizione, e ormai la condizione è buona, cioè se inizi a vedere i glutei rigati, si inizia a intravedere, vuol dire che la percentuale di massa grassa inizia a essere molto bassa, perché considerate che il gluteo è la parte del corpo con più grasso. Quindi se si inizia a vedere i dettagli sui glutei, vuol dire che sul resto del corpo la percentuale di massa grassa è bassissima. Io credo che quest'anno arriverò in gara veramente spellato. Ovviamente più mi tiro, più la fame si sente, anche la stanchezza, però fa parte del gioco. E se si vuole arrivare a una condizione spettacolare, stellare, bisogna accettarlo. Considerazione che ci tengo a fare sul discorso personal. Perché ovviamente oggi vedrete o avete visto un ragazzo comunque che si allena già da tanto tempo, che vorrebbe in futuro gareggiare e fa una tipologia di allenamento ovviamente un po' più spinto, sebbene anche con lui mi do un limite, nel senso cerco di portarlo comunque a raggiungere una buona soglia di tollerabilità di stanchezza e di cedimento, però non conoscendolo non posso pensare di spingermi troppo oltre al primo allenamento, rischiando comunque di compromettere la performance, di farlo stare male, di portarlo in bagno a vomitare. Quindi comunque l'intensità magari è stata alta, però comunque proporzionata alla persona che io non conosco e quindi fatta comunque con intelligenza. Io non posso pensare a un soggetto, a meno che non sappia che è un super avanzato, da zero di metterlo e di ammazzarlo sotto i pesi, specialmente se si tratta di un leg day, perché non so come potrebbe rispondere e magari si sente male. Ed è capitato comunque in alcune lezioni o allenamenti che qualche ragazza si sia sentito male, si è andata a vomitare, è normalissimo. Detto questo, secondo person invece è comunque una persona che ci tiene comunque a stare in forma, vuole mettersi in forma, che comunque viene da un mese abbondante di fermo, perché c'è stata l'estate, ha avuto due bambini, quindi oggi abbiamo fatto comunque un allenamento dove siamo andati a riprendere un po' tutte le parti del corpo, poi dalla settimana prossima inizieremo a dividerle per distretti muscolari, con 2-3 allenamenti settimanali. Ovviamente con lui un lavoro ancora diverso, nel senso non si va a cercare minimamente il cedimento. Uno, perché sta fermo tanto tempo, significherebbe non farlo muovere più. Due, perché essendo comunque un neofita non è abituato a gestire non neanche dei carichi, a gestire un certo tipo di intensità, e quindi questo può portarti inevitabilmente a praticamente mollare o avere una performance poi che crolla all'improvviso. Quindi va comunque contestualizzata l'allenamento in base al soggetto e si va a capire come ci si deve muovere. Ecco perché, ragazzi, l'importanza di avere un personal, di avere un coach che vi segue, perché ogni piano, ogni allenamento, ogni persona è un individuo a sé, con la propria individualità. Quindi va contestualizzato il tutto e fatto con intelligenza. Chiuso questa parentesi, finalmente si va a mangiare, mi aspetta il mio riso e il mio pollo. Dopodiché oggi pomeriggio Sant'Eramo per il secondo workout, oggi dorso. Stasera si mangia il solito, ovviamente, ragazzi, stanco, però l'ho scelto io, sono felice della condizione, perché sinceramente sicuramente in gara l'anno scorso non avevo la condizione che ho oggi, senza scariche, senza ricariche, e porto sicuramente quei 5-6 kg in più rispetto all'anno scorso e sono molto contento. Detto questo, ora vado a mangiare e ci aggiorniamo più tardi. Allora, per colpa del destino non ci siamo allenati. Perché? Perché prima mi hanno fermato i carabinieri mentre andavo a prendere, sostenendo che io avessi fatto un furto con... Vabbè, praticamente avevo rubato non so che cosa. Quindi abbiamo perso tipo 20 minuti finché hanno capito che io non avevo rubato niente. Lei nel frattempo ha sclerato perché eravamo in ritardo.
Quindi praticamente se l'ho offesa perché con dovevamo andare a Sant'Eramo. A Sant'Eramo, no, non siamo andati di più. Siamo andati alla Light. Che è successo alla Light? Alla Light è successo che c'erano tipo 84 persone e non potevamo fare niente. La mia bambina non poteva fare niente. Dopodiché siamo andati a casa mia per allenarci, ma però, però non aveva senso. Non aveva senso, non se la sentiva. E quindi è finita per la luce e vino. Per la luce e vino. Vabbè, è finita che ci siamo, abbiamo fatto il rest day. Vedete quanto è rilassata adesso. Vabbè, quindi domani doppio sotto di allenamento, mattina e pomeriggio. Quindi niente ragazzi, è finita. Ora che cosa andiamo a fare? Un giro. Ah, stiamo andando a fare un giro al McDonald's di Matera. che è un, che cosa, un bangladino che fa le patatine fritte. Quindi come al solito io guardo e lei mangia patatine. E io guardo e io cado, sto stavo dicendo, quando giro quel telefono mi fa paura. Giustamente direi, visto che come al solito, cioè la cosa bella è questa, che dopo che siamo stati 4 giorni al a Traclusione, Verona, dove siamo andati 3 volte al McDonald's, dopo un giorno che non ha mangiato perché di mattina ne ha mangiato, ha detto quando mi porti al McDonald's? E sta mangiando le patatine, cioè ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Non è vero. Cioè ci rendiamo conto che questa è una vita veramente dura. Gnoffate, vabbè, la vita del bodybuilder. Del powerlifter. Comunque cambio di sport, ho deciso. Faccio lo strongman. Così mangio i tavoli direttamente. E buonanotte. Vabbè ragazzi, è andata così oggi. Quindi possiamo chiudere la giornata. Viva la patata. Ah, vabbè, stasera facciamo vedere cosa mangiamo stasera. Faccio vedere stasera, la dieta. Stasera noi ci mangi il tonno, mi sa. Tu il pollo. Preparo il pollo come mi faccio, buono, ottimo, e mi faccio il tonno. Stasera la dieta però, anche per te, se no. Ci sta. E aggiorno dopo. Allora, questa è la situazione. Tonno per me, fresco, dal letto. E qui nascondiamo i bottili. Io l'ho anche preparato alla Princess. Vedi quanto più bicipite? Che luce, ma io. I muscoli vanno nutriti con la piadina. E niente ragazzi, finisce qui la giornata. Tonno, 200 grammi di tonno, rucola e gallette per me. Noi si mangia le piadine. Si è stata coperta. Saluto agli amici. Ciao babies. Ci vediamo domani. Buonanotte. So che sarò ancora vivo dopo che non mangerò neanche oggi. Gnoffete.